Nel 1944 un soldato finlandese di nome Aimo era assolutamente esausto. Lui e la sua unità stavano sciando senza sosta da ben 2 giorni con la neve fino alle ginocchia. E il fatto che ci fossero 15 gradi sotto lo zero di sicuro non li aiutava assolutamente, e la temperatura stava calando ancora di più. Fino a quando non furono in grado di piazzarsi con un accampamento in un bosco per riposarsi un po', ma furono subito attaccati dai soldati russi. Il gruppo di Emo era sicuramente in svantaggio numerico e quindi decisero di fare un'immediata ritirata. E siccome Emo non dormiva da giorni, in più aveva da mangiare soltanto un piccolo pezzo di pane, si ritrovò quasi ad addormentarsi in piedi quella mattina. Ma fortunatamente per lui aveva una cosa che tutti gli altri soldati non avevano. Emo infatti manteneva per tutto il gruppo le pillole di Pervitin. Sostanzialmente sono dei cristalli di metanfetamina che venivano dati ai soldati per combattere meglio durante le battaglie. E lui sapeva che avrebbe dovuto prenderne una se voleva sopravvivere, anche se non era assolutamente d'accordo. E quando arrivò il momento in cui doveva tirare fuori una pillola, per colpa dei suoi guanti goffi se ne trovò in mano 30. E prima che il suo gruppo lo sgamasse, disse al diavolo, se le inghiotti tutte. E siccome la quantità consigliata era soltanto di una, come potete immaginare, dopo qualche minuto entrò in un trip assurdo. Iniziò a vedere tutto sfocato e sballato. I suoi amici se ne accorsero immediatamente gli tolsero tutte le armi e le munizioni. A un certo punto svenì e quando si risvegliò era stato abbandonato, quindi si ritrovò da solo, senza armi, senza cibo, in pericolo e fatto come un cammello. Cominciò a vagare senza avere la più pallida idea di dove stesse andando. Fino a quando non si ritrovò in cima a una collina, in fondo vide un fuoco con delle persone intorno. Immediatamente si fiondò e si mise a sciare verso di loro, convinto che fossero dei soldati tedeschi alleati. Era purtroppo già molto vicino quando si rese conto invece che erano dei soldati russi. Emo era troppo vicino ai soldati nemici e stava andando a tutta velocità, così decise di tirare dritto. Fortuna volle che i soldati russi erano talmente stupiti nel vedere un soldato finlandese sfrecciare davanti a loro così senza motivo che non fecero nulla. Per i giorni successivi Emo era lì a vagare in giro senza sapere cosa stesse facendo, bevendo solo acqua e mangiando aghi di pino. E in tutto questo tempo lui era sempre fatto per colpa di quelle droghe. A un certo punto inciampò su una mina e quando guardò a terra non trovò più il suo piede ma vide solo delle ossa. Era talmente tanto fatto che non si accorse di nulla, cominciò semplicemente a zompettare. Fino a quando non finì su una seconda mina che questa volta lo ferì gravemente, a quel punto si accasciò a terra, sempre fatto, non capì più nulla e svenne. Fu trovato da alcuni soldati finlandesi che lo portarono subito in ospedale. Trovarono il suo cuore a 200 battiti al minuto, quando nella normalità dovrebbe essere di circa la metà, tenendo conto che in quel momento lui pesava solo 42 kg. In 2 settimane viaggiò ben 400 km. Non solo sopravvisse a una cosa del genere, ma bensì campò anche felicemente fino a 71 anni.